Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione parliamo di un grandissimo letterato, Francesco Petrarca. È sicuramente uno dei più famosi di tutti i tempi e insieme a Dante Alighieri e a Giovanni Boccaccio compone la triade proprio dei tre grandi letterati del Trecento. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 e muore nel 1374 ad Arqua sui Colli Euganei. Fra l'altro questa località prenderà proprio il nome di Arqua Petrarca in omaggio a questa grande figura. Allora, ripercorriamo innanzitutto brevemente la sua biografia. Il padre di Francesco era un notaio fiorentino ed era esule da Firenze per motivi politici. Nel 1312 si era trasferito in Francia con la famiglia, quindi all'epoca il giovane Francesco aveva 8 anni. Appunto, suo padre lavorava come notaio presso la corte papale, che in quegli anni si era trasferita ad Avignone. Proprio in Francia Francesco intraprende gli studi di legge, che poi compirà a Bologna, ritornando infine ad Avignone, dopo averli terminati. E proprio qui, il 6 aprile del 1327, vede per la prima volta una donna di nome Laura. Di questa donna si innamora perdutamente e la amerà per tutta la vita, quindi sarà proprio la musa ispiratrice di tutta la sua poesia, o almeno insomma di una gran parte della sua poesia. Possiamo quindi dire che Laura è per Francesco Petrarca quello che Beatrice è per Dante, pur nella diversità di stile dei due poeti. Pochi anni dopo Petrarca intraprende però la carriera ecclesiastica, che è una scelta fra l'altro in quest'epoca piuttosto frequente, anche perché dà modo di ottenere dei mezzi di sussistenza, pur mantenendo una certa autonomia. Viene quindi assunto come cappellano da un importante cardinale che si chiama Giovanni Colonna, esponente di una potente famiglia romana. Grazie proprio a questa occupazione ha la possibilità di compiere numerosi viaggi in Europa e di venire in contatto con molti intellettuali del tempo. Quindi si può dedicare con una certa calma e in modo approfondito alla scrittura e allo studio anche dei classici latini. Petrarca ha modo di scoprire, fra l'altro, in alcuni antichi codici le opere di vari scrittori latini, in particolare di Cicerone, che si credevano perdute. Alterna ovviamente ai viaggi anche dei periodi di raccoglimento, di tranquillità, nella dimora di Valchiusa, vicino ad Avignone. La sua fama, sia di scrittore, di autore, insomma, più precisamente di poeta, cresce sempre di più, fin quando viene anche incoronato come poeta laureato a Roma nel 1341 con una cerimonia solenne in Campidoglio. Nel 1353 lascia definitivamente la Provenza e si stabilisce in Italia, dove gode dell'appoggio di diversi signori che lo ospitano e per conto dei quali svolge delle missioni diplomatiche. Questo gli dà modo di viaggiare ancora, quindi Milano, Venezia, Padova, Ferrara, Roma e diverse altre località, stabilendosi alla fine all'età di 66 anni ad Arqua, sui Colli Euganei, dove appunto morirà poi nel 1374, all'età per l'epoca davvero ragguardevole di 70 anni. Ecco, l'opera di Petrarca è un'opera ricca, diversa da quella di Dante. Dante aveva dato grandissima importanza al volgare, pur avendo scritto diverse opere in latino. Sappiamo che la Divina Commedia è l'opera più famosa di Dante Alighieri e che Dante opera una scelta nella direzione del volgare in modo consapevole, anche proprio per usare un termine moderno, sponsorizzando molto la scelta della lingua parlata. Per Petrarca la lingua antica invece è superiore a quella volgare e la maggior parte delle sue opere e soprattutto delle opere a cui lui dà un peso di un certo tipo è scritta in latino. La sua fama però è legata sempre alle opere in volgare, quindi diciamo che la storia andrà poi in una direzione diversa. La sua opera più nota oggi è certamente Il Canzoniere, che Petrarca aveva intitolato Rerum Volgarium Fragmenta, ossia frammenti di cose volgari. Quindi anche se noi la conosciamo soprattutto col titolo italiano di Canzoniere,
Il titolo dato da Petrarca era in latino, questo la dice lunga, ma al tempo stesso ne parla come appunto una raccolta di cose quasi da poco conto. In realtà notiamo una lunga e faticosa operazione di revisione, di ordinamento delle poesie che rispecchia la volontà dell'autore di dare un ordine, di conferire a queste rime sparse un carattere unitario in modo che possano in qualche modo costituire una sorta di racconto della storia d'amore per Laura. Tra le altre opere di Petrarca abbiamo sempre per quanto riguarda il volgare il poemetto allegorico dei trionfi, dove Petrarca descrive il trionfo dell'eternità divina su ogni cosa. Questo poemetto allegorico è scritto in terzine ed è diviso in sei quadri. I diversi trionfi sono quello dell'amore, della pudicizia, la morte, la fama, il tempo e infine l'eternità, che vince appunto sul tempo, portando il poeta a contemplare un luogo illuminato dalla luce di Dio e dalla visione dell'amata Laura. Per quanto riguarda invece le opere in latino, sicuramente è da ricordare il poema epico Africa, che tratta della Seconda Guerra Punica e che fa ottenere a Petrarca la corona poetica. Petrarca teneva molto a quest'opera, sulla quale si sofferma a lungo anche nella lettera ai posteri, e con cui si propone di far rivivere la grandezza della cultura classica. Abbiamo poi il trattato intitolato Secretum, in cui Petrarca immagina un dialogo tra se stesso e Sant'Agostino, al quale confessa le proprie debolezze di uomo. E infine le epistole, che sono lettere scritte a familiari, ad amici, ma anche a personalità del tempo e a grandi personaggi della storia come Cicerone e Virgilio. Ecco, concludiamo qui questa prima lezione di introduzione su questa figura e dedicheremo poi una trattazione a parte al canzoniere. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale. Grazie, alla prossima!